Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video che sarà un altro video della serie che vi è piaciuta tanto, dei trucchetti barra consigli. Se volete vedere gli altri due che ho fatto sono su Snapchat e Instagram, ve li lascio nella scheda di informazione o qua sotto nell'info box. E questa volta parliamo dei 10 trucchetti barra consigli per tutte le ragazze, cioè che tutte le ragazze devono assolutamente sapere. Alcuni riguardano il beauty, cioè il make up, cose in generale, e altri invece sono per tutti i giorni o comunque vestiti e vita quotidiana. Il primo consiglio riguarda i denti, cioè come avere dei denti più bianchi a casa. Un trucchetto facilissimo, anzi in realtà ho trovato più di una cosa che può aiutare a sbiancare i denti. Sono tre: il bicarbonato, il carbone nero e il bicarbonato insieme al succo di limone o solamente il succo di limone con la buccia. Nel mentre che parlo poi vi metterò le foto per farvi vedere quello che ho trovato. Quello che ho sempre utilizzato io sinceramente è il limone con il bicarbonato, perché è più facile, più reperibile, insomma ce l'abbiamo tutti in casa. Quindi se soffrite di denti gialli, non solo perché magari fumate o comunque è una cosa ereditaria, genetica eccetera, provate a utilizzare questo trucchetto, perché io appunto fortunatamente non ho mai avuto questi grandi problemi. Mo magari ho fatto un super fail e ho tipo rossetto su denti, vabbè, però a volte l'ho utilizzato e a parte che rinfresca proprio l'alito, cioè vi toglie anche il cattivo odore, quindi due trucchetti in uno. Secondo trucchetto: quando avete il mascara secco e magari non ne avete un altro e siete disperate, cosa bisogna fare? 1. Si può mettere il mascara nell'acqua bollente, tipo in un bicchiere con l'acqua calda, così si andrà a sciogliere e magia. L'altra cosa sarebbe o di metterci il collirio, quindi le goccettine che vanno dentro l'occhio, o la soluzione per le lenti. Ero curiosa di questo trucchetto, non l'avevo mai provato. L'altro giorno ci ho provato e vi giuro sono rimasta estasiata, perché sapevo quello dell'acqua calda ma non sapevo il collirio e la soluzione per le lenti, quindi provateci. E naturalmente fatemi sapere se provate appunto alcuni di questi trucchetti come vi siete trovate. Quindi qui nei commenti scrivete tutto quanto. Il terzo trucchetto è troppo figo, l'ho visto su Instagram l'altro giorno e non potevo non dirvelo, perché sicuramente vi sarà successo, se non una, più di una volta. Il classico buchetto tra le fessure della camicia a bottoni. Ecco, un trucco favoloso che potete utilizzare è quello di usare il nastro biadesivo. Lo andate a mettere tra appunto la fessura, l'appiccicate insieme e vi giuro, cioè è troppo figo, perché rimane lì e non vi si vede il reggiseno dal buchetto fondamentalmente. E questo è il trucchetto che mi gasa di più, sappiatelo. Poi, quarto trucco o consiglio, che penso potrà interessare moltissime di voi: il brufoletto del giorno prima. Magari il giorno dopo avete un evento importante, un matrimonio, una cerimonia in generale o semplicemente un appuntamento, non lo so, e vi esce il classico brufoletto che non ha senso fondamentalmente. Cosa fate? Vi ho trovato 5, dico 5 cose che potete utilizzare contro questi brufoletti. Il primo, che magari è quello meno reperibile ma neanche, è il tea tree oil. È un olio essenziale che fondamentalmente è antibatterico e in più va a seccare il brufoletto. E se lo usate appunto il giorno prima, tutte queste cose se vengono usate il giorno prima del brufoletto o anche se magari ci andate a dormire, perché a volte io mettevo il tea tree oil con un cotton fioc e poi ci andavo a dormire, la mattina dopo è una figata. E il tea tree oil potete trovarlo in erboristeria molto molto tranquillamente. Seconda cosa, il Listerine. Lo prendete sempre con un cotton fioc e essendo una sostanza base acida, alcolica, comunque lo va a seccare, quindi provate. Terzo, penso lo abbiamo fatto tutti, il dentifricio, classico dentifricio. Lo andate a mettere e forse è quello che fa meno effetto, però magari è quello che abbiamo un po' tutti in casa. Altro rimedio, acqua e curcuma. Se non sapete cos'è la curcuma, è una spezia, penso sia indiana, non lo so, arancionina, quindi potete trovarla tranquillamente nei supermercati. L'ho andata a mischiare con l'acqua leggermente calda, mischiate e l'ho andata a mettere sul brufolino. E praticamente dopo un po' vedrete che si andrà a seccare e l'ho andata a rimuovere. Ci potete anche dormire con questa cosa. Questo è quello di cui sono rimasta più soddisfatta, sinceramente parlando, perché l'ho provato da poco, sono rimasta super soddisfatta. E l'ultimo, che forse è quello che non è che ci va proprio di fare, perché diciamo che non ha un odore proprio molto buono, è
strusciare l'aglio sul brufoletto, ma vi posso assicurare che è anche questa una figata, lo so, dirò sempre le stesse cose, ma è troppo bello. Naturalmente dovete starci un po' con l'aglio in modo che rilasci un po' di succhettino. Quinto consiglio per chi utilizza tanto lo smalto: come lo faccio asciugare in maniera più rapida? O se magari avete da fare qualcosa e dovete sbrigarvi con lo smalto, posso darvi due consigli. Il primo: mettere a mollo le mani in una ciotoletta con l'acqua fredda, e se l'avete tipo due cubettini di ghiaccio, lo tenete circa 2 minuti o comunque quanto volete, finché magari vi sentite ancora le dita, e quando lo andrete a togliere vi posso assicurare che lo smalto sarà asciutto. Altro metodo: potete utilizzare il phon, però non con l'aria calda come tutti pensano, ma con l'aria fredda, perché in questo modo non si va a creare umidità sullo smalto e quindi si asciugherebbe molto 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 dopo, ma molto prima. Stesso trucchetto per quanto riguarda le occhiaie, per chi soffre di occhiaie anche molto gonfie, soprattutto la mattina. Cosa potete fare? Anche qui vi do due rimedi. Il primo: mettere la sera prima 2 cucchiaini piccoli nel freezer, tirarli fuori la mattina e lasciarli circa 1 minuto sopra l'occhiaia, e vi giuro che si andrà a sgonfiare tantissimo. Il secondo metodo è prendere 2 bustine di tè, qualsiasi tè, naturalmente potete scegliere voi, metterle in infusione circa 5 minuti, strizzarle e poi andarle a tamponare o anche a lasciare anche qui 1 minuto, 2 minuti sull'occhiaia, e fa un effetto pazzesco. Il settimo trucchetto, sinceramente, è un altro di quelli che preferisco perché mi capita molto spesso. Di cosa stiamo parlando? Del ferretto del reggiseno. Non so se avete presente quanto è fastidioso quando si va a bucare il ferretto del reggiseno, e quindi va a fuoriuscire e vi pizzica la pelle. Ecco, uno dei metodi che potete utilizzare è mettere un cerotto sopra al ferretto, sopra al buchetto del ferretto, naturalmente dopo averlo rispinto un po' dentro, e vi posso assicurare che è di una comodità assurda, anche se è un trucchetto un po' momentaneo, ma vi può essere molto utile. Ottavo trucchetto, che è uno di quelli che mi è più utili perché io ho una pelle molto porosa, va a assorbire tantissimo, e quindi ogni volta che metto il profumo non mi dura niente, che sia un profumo scarso o di ottima qualità, uguale. Un metodo, se siete un po' come me, per far durare di più il profumo è quello di mettere, prima di spruzzare, o la vasellina o il burro cacao, perché questo tipo di prodotto che andiamo a mettere, quindi o burro cacao o vasellina, permette al profumo di assorbirsi meglio e quindi durare anche di più. Quindi lo mettete magari dietro le orecchie, sul polso, qua sotto, e poi andate a spruzzare il profumo. Questo provateci perché non costa niente, tutti abbiamo il burro cacao e il profumo, quindi fatemi sapere. Il nono trucchetto, anche questo l'ho trovato su Instagram ed è stata una scoperta epica, infatti gliel'ho subito detto a mia madre e funziona, funziona, e anche da Dio. Potete utilizzare questo trucchetto se avete problemi di sudorazione eccessiva, o comunque magari avete una giornata importante o dovete tenere la giacca tutto il giorno e avete appunto paura che si possa vedere una macchiolina di sudore. Cosa possiamo fare per rimediare? So che sembra strano, sicuramente, ma mettere un assorbente, incollarlo dentro alla piega dell'ascella, praticamente. Se avete una giacca, lo incollate appunto nella pieghetta e da fuori non si vedrà assolutamente niente perché l'avete messo interno. Il decimo trucchetto, che anche qua mi è stato molto utile: come staccare le etichette adesive dai mobili, dai quaderni, dalle cose che comunque comprate, magari ci mettono l'adesivo sopra, che rabbia. Come possiamo staccarle in modo semplice e che comunque non vada a rovinare l'oggetto? Con il phon. L'aria calda del phon naturalmente va a sciogliere la colla dell'etichetta, che quindi si staccherà in pochissimi secondi. Undicesimo trucco, che è un po' un extra che ho voluto aggiungere, è come stirare all'ultimo momento magari i colletti, anche solo i polsini. Se non vi va di attaccare il ferro da stiro, utilizzate la piastra per capelli, la passate sul colletto e naturalmente, essendo sempre calore, si va a stirare perfettamente. Detto ciò, questo era tutto, erano tutti i consigli che vi ho voluto dare. Io spero tanto vi siano stati utili. Se avete mai provato una di queste cose e magari vi è stato utile, scrivete qua sotto nei commenti come vi siete trovati, e se invece non sapevate nessuno di questi trucchetti o la maggior parte,
mettete un pollicino in su e iscrivetevi al canale qua sotto. Io ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo ai prossimi e vi mando un bacione. Ciao!